Come ultimo intervento io logicamente non parlerò dell'aspetto prettamente scientifico, ma di un aspetto più applicativo e di gestione. Io mi occupo per lavoro di protezione civile da 4 anni a questa parte. Prima lavoravo al Servizio Geologico Regionale, proprio quello che poi ha fatto tutti gli studi di microclimazione insieme all'università, ma anche insieme ai professionisti. E quindi poi arriva purtroppo l'evento che ci porta a dover gestire un'emergenza. Quello che voi, il titolo della mia presentazione è prevenzione sismica e gestione dell'emergenza, le facce di una stessa medaglia, in effetti è questo, cioè prevenire qualcosa, fare azioni di prevenzione, è già finito. Fare azioni di prevenzione e gestire l'emergenza è solamente, purtroppo in Italia, tirare una monetina che cade sempre dalla parte di gestire l'emergenza e mai dalla parte di fare attività, forti attività di prevenzione. Quelle che vedete sotto invece sono le due immagini, le nuove soluzioni abitative emergenziali, le casette provvisorie di Amatrice e il campo della Tendopoli di Amatrice, che è stato fatto proprio laddove adesso ci sono le casette provvisorie. Senza dubbio però partiamo dal fatto che la natura è sempre più veloce e imprevedibile di ogni previsione umana, e questo forse l'uomo se lo dovrebbe ricordare sempre in qualunque attività lui fa sul territorio. Non dobbiamo pianificare ciò che non è pianificabile, senza dubbio, non dobbiamo aspettarci ciò che non si può aspettare, ma soprattutto non dobbiamo pensare ciò che non è pensabile, perché noi abbiamo i nostri piani, abbiamo i nostri pensieri, ma la natura poi fa i suoi, gli esiti saranno sempre la natura. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Noi spesso ci scordiamo che le forze che mette in gioco la natura sono sempre più forti delle nostre, quindi noi dobbiamo riuscire a mitigare il più possibile il rischio che abbiamo sul territorio. Non possiamo mai pensare ad altre azioni, almeno con gli strumenti che abbiamo oggi. E quindi noi spesso pensiamo che i territori più vulnerabili siano quelli che hanno le maggiori pericolosità. Mi trovo in una zona altamente sismica, mi trovo in una zona con una forte pericolosità vulcanica o presenza di tante frane, per cui la mia area è la più vulnerabile. Sì, in effetti è così, però c'è sempre il fattore umano, e allora diciamo che le aree più vulnerabili sono quelle in cui la popolazione, ma soprattutto gli amministratori, non hanno conoscenza di 3 cose fondamentali: dei propri rischi, quindi non abbiamo una mappatura tematica su tutte le pericolosità, non abbiamo la conoscenza delle nostre capacità istituzionali, per esempio non abbiamo un piano di emergenza, non abbiamo un modello di risposta all'eventuale emergenza, e soprattutto non abbiamo la conoscenza delle nostre proprie risorse umane, cioè tutto il volontariato, che non è solo la persona ma anche il mezzo, come utilizzarlo, in che modo utilizzarlo, perché logicamente queste 3 azioni sono necessarie a ridurre i rischi che noi stessi amplifichiamo. Il terremoto non uccide le persone, sono gli uomini che uccidono le persone per azioni di un terremoto. L'ha detto il vescovo. Eh? L'ha detto il vostro vescovo. Va bene. Farò una carriera ecclesiale nella sua seconda. L'Italia senza dubbio è dotata di un ottimo sistema di protezione civile, riconosciuto a livello mondiale, non tanto per le azioni che abbiamo fatto in Italia, che sono ottime, e parlo di emergenza, della prima emergenza, ma per le azioni che abbiamo fatto come capomissione nelle azioni internazionali, una per tutte il famoso tsunami dell'Indonesia, dove è stata la protezione civile italiana, è stata il capomissione. Però questo si associa a una scarsa cultura della prevenzione, una scarsa cultura della protezione civile, proprio di cultura. E questa scarsa cultura viene risentita spesso da noi operatori, perché ci troviamo di fronte a un bivio, cioè sappiamo di saper rispondere bene, ma non abbiamo poi gli strumenti che ci permettono prima di non arrivare a quel punto, e non perché noi non lo vogliamo, perché ci sono delle ignoranze generiche da parte di chi purtroppo gestisce finanziamenti, territori e via dicendo. Allora, la ricerca scientifica, il mondo della scuola, dell'università possono in qualche maniera far crescere la cultura di protezione civile e di prevenzione? Questa è una domanda che vedremo, la risposta la vedremo alla fine. E per arrivare alla fine
bisogna partire proprio da un concetto di rischio. Il concetto di rischio che vedete è per noi che lavoriamo nel settore è, diciamo, una specie di prodotto, non proprio un prodotto matematico, ma prodotto fra tre valori, che sono la pericolosità, che è tipica del territorio, io sto o in zona sismica o non ci sto, e quindi non dipende dall'uomo, mentre gli altri due, che sono la vulnerabilità e l'esposizione, dipendono strettamente dall'attività umana. Costruisco bene, non costruisco bene, addenso le persone o non le addenso. E quindi noi abbiamo sempre questa curva, che non è una curva numerica, ma è una curva concettuale, di rischio, che è un incrocio sempre tra la pericolosità e il danno che poi questa pericolosità, se avviene, produce. E allora noi, qualunque azione, è importante sapere che questo rischio non andrà mai a zero, non potrà mai andare a zero. Allora, per qualunque azione di prevenzione, cioè la riduzione della probabilità dell'accadimento, noi vediamo che si va a diminuire la pericolosità, ma il danno può rimanere sempre alto. E per qualunque azione di protezione, cioè riduco le conseguenze, ho sempre che il danno lo posso diminuire, ma la pericolosità logicamente rimane alta. E allora noi avremo una curva, che è questa curva che viene dopo, che è una curva di mitigazione, cioè il rischio residuale. Io tutte le azioni che potrò fare, sia di protezione che di prevenzione, mi ridurranno, mi abbasseranno questo curva di rischio totale fino a questo valore, ma avrò sempre un'area che non potrò eliminare, proprio perché il rischio è uguale a zero, e su quest'area io dovrò lavorare, nel senso che una cosa fondamentale che manca molto al concetto italiano è purtroppo l'accettare il rischio, cioè essere consapevoli di quello che io ho nella mia casa, nel mio territorio, e di dover accettare questo rischio. Io posso passare da questa curva rossa a questa curva arancione, ho fatto tutto quello che potevo fare con tutti i soldi disponibili, ma sappiamo che, per esempio, i soldi sono un elemento importante, non posso averli disponibili. L'importante è che quei soldi che mi danno, io li esercito con delle azioni di ottimizzazione, e allora posso abbassare e mitigare il rischio, e ho fatto tutto quello che potevo fare. Dopodiché è una questione di gestire l'emergenza, essendomi preparato in precedenza. E quindi questo che porta? Porta, prima cosa, alla valutazione dei rischi, la ricerca. La ricerca in Italia senza dubbio è buona, è ottimale, sta migliorando sempre di più, ha un buon background scientifico, abbiamo fiorfiori di ricercatori a livello anche internazionale, quindi diciamo che il nostro smile è uno smile verde. Però questa valutazione della ricerca porta alla comunicazione dei rischi, cioè noi dobbiamo fare informazione, non possiamo tenerli nel cassetto queste conoscenze, e qua già iniziamo a vedere che il verde diventa un po' più pallido, diventa più giallo, e senza dubbio non per colpa dei ricercatori. Poi però questa comunicazione dei rischi porta alla consapevolezza del rischio, cioè io devo sensibilizzare, dopo che ho comunicato devo anche riuscire a sensibilizzare le persone, e qua, come vediamo, purtroppo in Italia siamo ancora a uno smile piangente. E una volta che ho fatto la consapevolezza del rischio, ho sensibilizzato la gente, mi porta ad avere una cultura della prevenzione, e quindi questa cultura della prevenzione a sua volta, se fatta bene, mi porta ad avere una politica di prevenzione. Quindi questo è il cambio che noi dovremmo fare, cioè non è, la ricerca sta andando come i terremoti, con la sua velocità. Noi dobbiamo cambiare marcia nel applicare questa ricerca, nel sapere applicare questa ricerca, perché dobbiamo raggiungere a una vera politica di prevenzione. Ma questo non basta, perché noi dobbiamo, come ho detto prima, accettare il rischio, e purtroppo il rischio noi non lo vogliamo accettare, non lo vogliamo vedere, cioè lo vogliamo mettere sotto il tappeto. Perché? Perché ci fa comodo, perché tanto un terremoto, se capita nel mio spazio di vita, sono sfigato, ma quasi sempre capita quando io non ci sarò più, o è capitato quando io non c'ero. E quindi dal rischio accettabile arriviamo a conoscere i limiti di questo rischio, cioè cosa comporta questo rischio. E qua, diciamo, comunque sappiamo, cioè se io vi chiedo adesso, sapete che questa è una zona a rischio sismico, voi mi dite sì, e sapete quello che succede, cioè il terremoto, si danneggia le case, purtroppo possono perdere anche delle persone. Quindi diciamo che questa cosa l'ho messa con lo smile giallo, perché purtroppo poi, finita la politica, tutti quanti tornano alla vita quotidiana, e non questo rischio non ritorna più nelle orecchie. E quindi conoscere i limiti dei rischi, i paletti, porta ad avere una scelta di una politica di rischio,
che è fondamentale, che noi ancora in Italia non sappiamo gestire. E dopo una politica di rischio dobbiamo condividere le scelte, cioè io faccio una politica di rischio per condividere le scelte che possono essere anche molto dolorose, ma devono essere condivise. E infine questa condivisione delle scelte porta a mitigare il rischio, cioè a fare politica delle scelte. Tutto questo noi ancora non siamo capaci di saperlo fare. Entrando nel rischio sismico, sappiamo che il rischio sismico, come abbiamo visto, dipende da soprattutto dalla vulnerabilità del patrimonio edilizio, soprattutto in Italia, in un paese che ha i borghi che sono bellissimi, ma di cui noi dobbiamo accettare il rischio perché sono borghi molto antichi e che quindi non sono moderni e costruiti. E quindi abbiamo una pericolosità che dipende da una non perfetta nel passato conoscenza della pericolosità sismica del territorio e dalla inadeguatezza delle norme tecniche nel passato, che però adesso sono state portate a un livello eccellente, ma il ritardo con cui noi le abbiamo portate a un livello eccellente, portate solamente perché 27 bambini sono morti sotto una scuola, ci ha portato ad avere delle situazioni che adesso dobbiamo recuperare. Poi abbiamo una vulnerabilità che è dovuta a una presenza di un gran numero di edifici storici e monumentali nel tessuto urbano e da un degrado di esteso di aree abitate. E poi abbiamo una vulnerabilità perché, per esempio, si è fatto costruire in modo illegale, alcune volte spontaneo, alcune volte permesso, perlomeno perché abbiamo chiuso l'occhio, che comunque è diffusa nelle aree a maggior rischio. Tutto questo ci porta ad avere il rischio vero e proprio, che non è altro che la perdita di tutto quello che noi abbiamo costruito come cultura, come costruzione, come sviluppo, ed è una perdita di tipo storico, architettonico, bene, inestimabile, che se crolla non l'avremo più, perdita di vite umane, che è la peggiore in assoluto, inestimabile, e anche una perdita economica, perché noi ogni volta dobbiamo poi spendere soldi che potremmo destinare ad altre cose. Quindi noi vediamo che purtroppo la prevenzione è l'ultimo gradino proprio delle priorità, e spendiamo tanti e troppi soldi dopo la distruzione e i morti. Abbiamo speso, stando a fonti ufficiali, 130 miliardi di euro negli ultimi 50 anni, e parliamo solo di soldi di ricostruzione, non di indennizzo per la perdita di vite umane. Spendiamo molto male i soldi in periodo ordinario e investiamo pochi soldi nella prevenzione. E quindi un paese come l'Italia, che ha un patrimonio storico così diffuso, il 70% del patrimonio culturale è in Italia, non è in Europa, è in Italia, sappiamo che comunque abbiamo delle grosse difficoltà. E questo ci porta anche purtroppo a un'amara considerazione, cioè abbiamo un rapporto fra soldi per la prevenzione e soldi per l'emergenza che è di 1 a 1000 euro. Noi per ogni soldo che spendiamo per la prevenzione ne vogliamo spendere, forse ci piace anche spenderlo, 1000 per l'emergenza. Quindi questo è quello che dobbiamo cambiare. Non possiamo arrivare, proprio perché non devo pensare ciò che non è pensabile, che io questo rapporto lo vada a cambiare totalmente, cioè 1000 euro per la prevenzione e 1 per l'emergenza. Questo non potrà mai essere, per quello che ho detto prima. Abbiamo un patrimonio culturale e storico talmente importante, talmente concentrato, che dovremo comunque spendere quando succede l'emergenza. Però già far salire e far quest'ordine di grandezza da 1 a 1000, farlo passare magari a 1 a 100 o a 1 a 50, già sarebbe una grossa importanza per l'aspetto di prevenzione. E quindi l'attività di prevenzione sismica che la Regione Lazio ha fatto negli ultimi 15 anni, si è basata su 4 azioni fondamentali: la pericolosità sismica di base, con la zonazione sismica, gli effetti locali per l'amplificazione di sito, la microzonazione sismica, la verifica sismica e gli interventi di adeguamento sismico per gli edifici strategici ai fini di protezione civile, e normative, linee guida, come diceva Valerio prima, sulla microzonazione, ma non solo. E quindi questo, in qualche maniera, dal punto di vista della prevenzione, ha portato la Regione Lazio a fare dei buoni interventi non strutturali, come vedete sono tutti quegli interventi di prevenzione che aiutano poi a tutta una serie di attività nel mondo, anche nel mondo del lavoro, ma anche nelle scelte degli amministratori, con linee guida di settore, nella microzonazione, nelle verifiche sismiche, nella pericolosità sismica di base e nei piani di emergenza che sono obbligatori. Poi ci sono gli interventi strutturali che, attraverso delle ordinanze di protezione civile, permettono di mettere a posto
con interventi di adeguamento sismico, per esempio le scuole, o anche adeguamento o miglioramento sismico di edifici strategici, o gli interventi su edifici privati. Questi sono quelli un po' più, non più lenti, però più difficili, perché il rapporto di spesa fra un intervento strutturale e uno non strutturale è diverso. Cioè, io per mettere a posto una scuola devo spendere 200, 300, 500 mila euro, per fare uno studio di microzonazione sismica l'ordine di grandezza è molto minore, però sono due cose diverse che poi alla fine ci permettono di abbassare, di mitigare quel rischio. La cosa fondamentale però è chiarire una cosa, che gli interventi di adeguamento sismico non è la messa in sicurezza di un edificio. La messa in sicurezza di un edificio è solamente fare le scale antincendio, le porte tagliafuoco, bagni per i bambini. L'intervento di adeguamento sismico significa portare l'edificio, questo edificio per esempio, a un livello strutturale adeguato alle norme tecniche, e per fare questo bisogna fare degli interventi che hanno un costo. Okay? Quindi attenzione quando leggete nei cartelli dei progetti che vedete messa in sicurezza, non significa che stanno sistemando sismicamente l'edificio. E allora, dal punto di vista dell'attività di pericolo sismica di base, abbiamo fatto tante cose con molti enti che sono rappresentati, università, istituti di ricerca. Abbiamo fatto negli anni diverse cose sia per i professionisti ma anche per le amministrazioni locali, tutte carte, fra le quali le carte di microzonazione sismica, che è uno degli aspetti più importanti quando avviene un terremoto, oltre alla vulnerabilità degli edifici. Allora, che cos'è l'amplificazione di sito? Poi c'era un signore che mi chiedeva prima, ma in roccia, perché in roccia è meglio? Allora, questo è un caso, credo che siano proprio i vostri accesi, i vostri accelerogrammi o sismometri. E allora, questo è un caso reale, è il terremoto dell'Umbria del 1997, il paesino di Licesi. Cioè, il paesino di Licesi si divide, come moltissimi paesi dell'Appennino centrale, in Cesi Vecchia e Cesi Nuova. Cesi Vecchia costruita su roccia, nella parte, diciamo, di collina montagna, quindi basata, le case erano tutte su quello che noi chiamiamo scientificamente il bedrock sismico, quindi roccia, e la parte nuova nella zona di valle, no? Quindi le nuove concezioni di allargarsi, di espandersi verso la zona più pianeggiante, quella che diceva Enrico prima. Allora, la distanza fra i due sismometri che sono stati piazzati fortunatamente prima del terremoto o prima della seconda scossa sono 350 metri, quindi diciamo da qua alle case che stanno dall'altra parte di via del Terminillo, quindi non è, stiamo parlando di 3 chilometri. Allora, questo è l'accelerogramma dello stesso terremoto che arrivava da 10 km di profondità, quindi 350 metri, e anche questo dislivello non sono influenti per cambiarlo, dei due sismometri. Uno, che è quello che vedete in blu, è quello che stava nel paese vecchio, su roccia, e vedete che l'ampiezza di questo segnale raggiunge un certo valore. Questo per lo stesso terremoto sulla zona pianeggiante, che è composta da una parte di bedrock, che è la stessa roccia che c'è qua, ma è più profonda ed è coperta da 35 metri di terreni più soffici, che ha questa ampiezza del segnale che è notevolmente diversa da quello blu. Questo perché? Perché in parole molto semplici, quando l'onda arriva qui sotto, inizia a attraversare questi terreni più soffici, e una parte di queste onde non vengono subito trasmesse alla superficie, ma vengono intrappolate e continuano a viaggiare all'interno di questo spessore, e quindi amplificano il moto sismico. Questa amplificazione del moto sismico permette di avere danneggiamenti diversi sulla stessa, quasi la stessa tipologia di costruzione. Quindi studiare le diverse zone di un territorio in cui amplifica significa che io posso certamente non dire al progettista, ingegnere, strutturista o edile, tu devi costruire in questa maniera, ma ti posso dire: guarda, il warming è che in questa zona avrai un'amplificazione maggiore, quindi quando vai a fare il tuo progetto tienine conto, perché le forze sismiche, l'azione sismica non è quella di base, ma è maggiorata di che cosa. Il livello 1 non vi dice quanto viene amplificato, ma ti dice dove
viene amplificata, cioè qua, qua sì, qua no. I livelli successivi di cui parlava Valerio, 2 e 3, ti dice anche il valore numerico, cioè viene amplificata di 20%, 30%, 40%, per cui l'ingegnere strutturista sa che deve aggiungere un'aliquota del 20% all'azione sismica di base. E il caso, uno dei casi più famosi di amplificazione di sito è il caso del Colosseo. Il Colosseo, per chi è andato a Roma, sa che una parte è ricostruita, restaurata. Quella parte nel terremoto del 1349, sembra? Sì. Nel 1349 è venuta giù. Perché? Perché il Colosseo ovviamente è in parte costruito su un certo modello geologico, che è questa parte qua e quest'altra parte qua, e una parte, quella centrale, è costruita su un vecchio affluente del Tevere, che è stato proprio coperto per fare la spianata, quindi colmato per fare la spianata del Colosseo. Questi materiali sono materiali più soffici perché hanno un riempimento che comunque si comportano come questa situazione qua, e quindi in quel terremoto, che sarà un terremoto comunque forte perché circa stimato di magnitudo 7, ha prodotto, no, il terremoto non è stato a Roma, il terremoto è stato in Italia centrale, questo è un altro aspetto. Il terremoto che c'è stato adesso in Italia centrale, quando poi si è sentito a Roma, soprattutto quello del 30 ottobre, tutti quanti hanno gridato al lupo, il terremoto è a Roma, pure chi viveva a Roma come me, il terremoto è a Roma. Quello è un errore. Noi abbiamo sentito gli effetti di un terremoto che è avvenuto da un'altra parte, perché a Roma, ma anche voi qua a Rieti, quello che hanno subito quelle povere persone là, in quei sei secondi e mezzo, non lo possiamo capire fin quando noi non ci staremo, e speriamo mai. Allora, noi abbiamo sentito degli effetti, ma gli effetti di questo terremoto del 1290 sono stati talmente forti che hanno prodotto questa rottura nel Colosseo. Ma un altro esempio, per esempio, la colonna Traiana, sempre nella zona dei fori, la colonna Traiana, una è tiltata e ruotata proprio per effetto del terremoto, dello stesso terremoto, l'altra che sta su un tufo, quindi un materiale più rigido, è rimasta tranquilla. Quindi conoscere queste aree di diversa amplificazione permette di pianificare, permetterebbe di pianificare meglio le future scelte. Questa è la carta che diceva Valerio, generale del comune di Rieti. Faccio presente che la regione Lazio è l'unica che ha obbligato di fare la microzonazione su tutto il territorio comunale, le altre regioni invece solamente sulle zone abitate, e ci permette di avere diversi colori, che a livello pittorico uno dice ah beh che bella, e spesso viene così. Bello, tutti i colori, che significa? E questo è un altro aspetto molto importante dove noi dovremmo curare molto il nostro, cioè riuscire a spiegare bene, a leggere queste carte. Allora, quello che voi vedete praticamente in sostanza già si vede da questa carta, che ci sono praticamente tre zone grossolanamente diverse, una zona viola, un'altra zona che si ritrova qua in alto e qua in basso, e poi una zona, diciamo, centrale, no? Queste zone sono di diversa amplificazione perché ci sono diverse strutture geologiche, diversi materiali che si trovano in quelle zone. E quindi passiamo alla prima zona, che è la zona nord, dove ci sono diverse situazioni di amplificazione di sito perché ci sono diversi effetti possibili di azione di sito. Cioè, in tutta questa zona, che è la zona che va dal lago, sì, dall'aeroporto fino ai laghi di Ripa, Lago Lungo e Ripa Sottile, ma guarda, non si preoccupi perché io sono, se dovesse succedere qualcosa a Fiamignano, lei saprà che c'è un geologo che ha la casa sulla faglia, quindi attivo e capace, quindi se sto peggio di lei. Soprattutto quando arriverà Sky a fare un'intervista dicendo ma come lei è geologo, cioè fanno quella. Altra cosa che quella è la zona con i travertini, con le cascate sotto. Descriviamo bene adesso. Vabbè, comunque la cosa è che qua questi sono terreni dove non è detto che ci sia liquefazione, ma per lo studio di livello 1, che è uno studio qualitativo, dà un warning dicendo attenzione, questa è un'area dove se avvenissero tutta una serie di situazioni catalogate dalle norme tecniche potrebbe esserci una liquefazione dei terreni. Quindi il livello successivo, quello superiore, dovrà andare a investigare questo tipo di amplificazione. Passiamo invece alla zona ad est di Rieti, del comune di Rieti, e vedete che qua c'è una parte in cui
c'è una possibile falliazione attiva e capace, possibile, cioè è un warning, quello che diceva Valerio, io questo lo metto nel livello 1 perché dico all'amministrazione attenzione, là c'è un warning, un problema, quindi andatela a studiare meglio, può essere che quando l'andate a studiare questa striscia venga eliminata o venga ridotta o venga modificata, come ha fatto vedere lui in un caso precedente. Ma ci sono anche diverse amplificazioni, perché queste sono diverse risposte di amplificazione del moto sismico, perché è diverso il modello geologico in quest'area, ma ci sono anche zone stabili, cioè zone in cui l'amplificazione non c'è perché c'è roccia, il caso che avete visto prima in Umbria. Questa è la zona invece centrale, che già avete visto, dove intervengono sempre gli stessi fattori, cioè una possibile, una potenziale liquefazione, mi sono perso, forse non funziona più, vabbè, la differente amplificazione, la possibile falliazione attiva e capace, che non significa appunto che è certo che ci sia, ma che io lo devo studiare, ed è sono tutti dei warning che devono essere dati a chi gestisce il territorio per essere conoscenza e per poter fare quella politica di prevenzione che permette di condividere poi e di accettare eventuali rischi. Passiamo alla seconda parte, che sono tutto lo studio piano che abbiamo fatto, tutte le regioni e il Dipartimento, è stato forse il primo piano veramente nazionale sinergico italiano, in cui sono stati censiti tutti, censiti gran parte degli edifici pubblici o con funzione pubblica ai fini di protezione civile. Erano divisi in due tipi. Quelli, le strutture strategiche, che sono le strutture che devono garantire la gestione dell'emergenza in caso di evento sismico, quindi municipi, caserme, ospedali e via dicendo, e le strutture rilevanti, che sono quelli che invece devono essere funzionali per il primo post-evento, perché io ci potrei mettere gli sfollati e devo essere sicuro che alla seconda scossa non collassa e queste persone, queste povere persone che già hanno perso tutto, sono oltretutto oltre che cornuti anche mazziati. Okay? Quindi c'è questa grossa differenza, ma che non significa che io, perché questi sono rilevanti, quindi famosa classe terza, non li studio o le azioni sismiche che io vado ad applicare sono diverse, è solamente un modo per differenziare la loro funzionalità. Tutte le verifiche devono essere fatte obbligatoriamente dai proprietari, entro 5 anni secondo l'ordinanza, 5 minuti, allora vado avanti. Gli obiettivi erano quelli di dover gestire il rischio. Mi sembra strano 5 minuti comunque. No. Sono amici tuoi, non è vero. 13 minuti. Soprattutto di non dover ripetere quello che successe a San Giuliano di Puglia, dove morirono i bambini, perché quella zona non era classificata sismica, per cui la sovraelevazione non era stata fatta bene, ma non era vero che non era stata rispettata secondo le norme sismiche, e quella, non essendo normativa, non, una zona non sismica, non classificata sismica, non doveva seguire quelle norme. I risultati delle verifiche, secondo quello che diceva l'ordinanza, non implicava l'immediata chiusura, ma doveva essere anch'esso un warning per l'amministrazione per dire ok, ho capito lo stato del mio patrimonio, tra i miei 10 edifici, quelli, i due che sono più pericolosi, li devo in qualche maniera mettere sotto finanziamento e devo trovare i finanziamenti e via dicendo. Quindi questa era la filosofia. Questa era la filosofia, no, è stata la filosofia. Il problema è che purtroppo c'è un problema che negli altri paesi non esiste. Sono due problemi. Innanzitutto, se uno va in California, ma soprattutto in Nuova Zelanda, tutti gli edifici pubblici hanno una targa all'entrata in cui ti dice se quell'edificio è verificato, è adeguato sismicamente o non è adeguato sismicamente. Quindi te già sai dove entri. La seconda cosa è che in Italia puoi essere condannato, se prendi una decisione, per procurato allarme o per mancato allarme. Lo stessa cosa. Cioè io mi arriva qualcosa, dico, evacuo tutto, poi non succede la cosa, qualcuno mi denuncia perché io ho procurato l'allarme. Ma se io non evacuo e succede qualcosa, vengo per la stessa cosa. Allora, per esempio, negli Stati Uniti i funzionari che devono prendere queste decisioni, che sono per una diversa struttura, sono quasi sempre quelli del servizio geologico degli Stati Uniti,
non sono passibili di questa azione, perché loro lo fanno, lo devono essere liberi nelle loro decisioni e nella loro conoscenza di vicino. Questo che non avviene in Italia. Le costruzioni però sono legate molto alla, alla tradizione, centri storici antichi e medievali, borghi antichi con case attaccate una all'altra, edifici vincolati impossibili da adeguare sismicamente, per esempio gli storici a voglia a chiedere di fare l'adeguamento sismico, la sovrintendenza mette dei paletti per cui devi arrivare al miglioramento sismico. Utilizzo sfrenato del laterizio del cemento armato, quasi assenza del legno e dell'acciaio, assenza quasi totale nella cultura italiana del concetto di demolizione e di costruzione, perché molti pensano demolisco e poi chi è che mi garantisce che lo Stato mi fa ricostruire magari con la stessa volumetria, quindi è un problema di cultura, preferenza da abbellire, e qua non è colpa dello Stato, è colpa nostra, preferiamo mettere il parquet o i rubinetti polsiginori piuttosto che andare a capire se questo edificio che ho comprato è verificato sismicamente, e purtroppo troppi paghi nella filiera progettazione collaudo, perché io posso fare un bellissimo progetto, poi il direttore lavoro non segue quello che io gli ho detto nel progetto, o il direttore lavoro lo segue ma la ditta non lo segue, e seppure la ditta lo segue magari c'è alla fine il carpentiere che dice vabbè sai devo tornare che oggi c'è la partita d'Italia, invece di chiudere la staffa la lascia aperta, dice tanto quando lo cemento non se ne accorge. Quindi ci dovrebbe essere un maggiore controllo, un controllo in corso d'opera, e come fanno in altri paesi, io ti do degli obiettivi a 2-3 mesi, te li vengo a controllare, se non hai fatti, fin quando non li fai, te non puoi andare avanti e via dicendo. E qui la sontuosa ricostruzione della scuola di Amatrice? Facciamoci un flash. Dopo. Allora, la scuola di Amatrice, a dire la verità, c'ha un discorso particolare, perché là poi entra in campo anche l'aspetto mediatico, nel senso che non è così oro, ma non è nemmeno così buttone, volevo dire un'altra parola, ma mi hai salvato, grazie. Allora, le linee guida dicevano fondamentalmente che dovevi trovare questo indice di rischio, che era soprattutto, in maniera molto semplice, il rapporto fra la capacità della struttura a resistere a un'azione sismica e la domanda di quel territorio, di quel sito, dovuto appunto all'azione sismica stessa. E questo era data da un valore, da questo rapporto, un valore in cui dovevi considerare il coefficiente geologico, cioè che tipo di terreno e quindi che amplificazione poteva dare questo terreno, l'eventuale coefficiente di amplificazione topografica, perché sto sul pendio, sto in una cresta, sto in pianura, ci sono diversi coefficienti perché si possono focalizzare delle onde, e infine però l'accelerazione di picco del sito. Quindi questo indice di rischio ti diceva, rispetto all'azione sismica tipica di quel sito, il tuo edificio si trova a un valore del 20% più basso, del 30%, del 40%, del 50%, dell'80%. Tutti questi edifici erano però tutti quelli costruiti prima del 1984, che è una data discriminante per l'Italia, perché è la data in cui sono avvenute le prime classificazioni sismiche e le prime vere norme tecniche di una certa robustezza. Quindi il panorama da chi ha fatto questa proposta, questa ordinanza, già era conosciuto, cioè io già so che il panorama non può essere bello, perché vado a investigare edifici che non sono fatti come dovrebbero essere fatti adesso, e quindi il nostro obiettivo era quello di vedere effettivamente, andiamo a vedere com'è, quanto dovremmo spendere a livello regionale e poi a livello mondiale. Sono stati censiti 85.000 edifici strategici in tutta Italia, e quello che è venuto fuori nel Lazio, per esempio, è che noi abbiamo dato circa 30 milioni di euro, 15 milioni noi e 15 milioni il Dipartimento, per fare le verifiche sismiche, che era il primo aspetto, cioè calcolare l'indice di rischio, e come vedete la gran parte se l'è presi Frosinone, ma anche Rieti, le altre province di meno, la maggior parte degli edifici erano le scuole, ma anche infrastrutture, anche uffici, municipio, e con Mia, per esempio, che all'epoca ero il responsabile di questo progetto per la Regione Lazio, mia grossa sorpresa, anche le chiese, perché ho scoperto che la maggior parte delle chiese sono di proprietà del comune e non della curia, e quindi ci deve pensare il comune.
soprattutto quelle piccole, non dico la cattedrale di Rieti o le chiesette dei paesi, dei piccoli paesi. E quindi queste sono le percentuali, e già qua è un fattore di sensibilizzazione, cioè io vedo che la più della metà degli edifici sono scuole, che è ovviamente il futuro del paese, no? Perché io vado a perdere dei bambini, perdo la produzione futura per questo paese. E quello che è uscito fuori è che più del 56% delle strutture presenta un alto rischio strutturale, cioè vuol dire che è un indice di rischio rispetto allo stesso edificio costruito con le nuove norme tecniche che è molto basso. Questo non significa che è costruito male, non significa che è costruito, che crolla, che collassa immediatamente, ma significa che logicamente stiamo parlando di edifici che nel Lazio vanno dall'anno 1000 al 1984, quindi questa è la mancata comunicazione che noi abbiamo fatto di questa cosa. E altro aspetto, per Rieti, per la provincia di Rieti sono stati verificati 232 edifici, l'indice di rischio più basso è circa il 38%, grosso modo fra i due indici peggiori, cioè minore 0,3 fino a 0,7, più della metà, e gli edifici scolastici, questo è il quadro, sono dati pubblici, quindi non dico nulla di diverso, e ci hanno dato un panorama che era quello che effettivamente noi pensavamo, soprattutto per tutte quelle regioni che si trovano nella zona che fin qui loro hanno detto che è quella che purtroppo risente maggiormente l'ha detto prima te. Allora, queste sono invece di quelle 1200 edifici verificati per il Lazio, gli 80 edifici che noi abbiamo iniziato a mettere in posto, alcuni poi hanno rinunciato, adesso siamo arrivati mi sembra quasi a un centinaio, quindi come vedete tra 1200 è un problema di rapporto di ordine di grandezza dovuto a quanto io devo spendere per fare una verifica, si basa sulla volumetria, diciamo una media di 10.000 euro, ma poi un intervento la cui media stiamo sui 300.000-400.000 euro. No, però è stato quindi, io solo un miglioramento sismico la casa di no, allora il miglioramento sismico purtroppo non è che ti rende domande dopo. Grazie. Altro aspetto, sì, ma dopo io rispondo tranquillamente. L'altro aspetto è i piani di emergenza. Questa è la situazione 23 agosto 2016. Allora, come vedete, molti erano in zona colorati di rosso, cioè vale a dire che non avevano, noi come regione e prefettura non avevamo la conoscenza di chi avesse fatto il piano di emergenza, che è obbligatorio per legge nazionale, non regionale. E quindi vedete che era distribuita in gran parte, poi c'erano alcuni che avevano un colore giallo o arancione, che c'erano i piani di emergenza, ma erano talmente vecchi che erano inutilizzabili la gestione di emergenza. Poi è avvenuto il terremoto, la regione ha finanziato, e come vedete questo è il panorama di quelli che hanno presentato, quindi stiamo almeno a livello di presentazione, abbiamo coperto una grande fetta. Logicamente i due comuni di Accumoli e Amatrice ancora non hanno il piano emergenza, perché non avrebbe senso farlo adesso, lo faremo dopo, lo faranno dopo quando avranno l'inizio di ricostruzione. E questo è il caso di Amatrice, che c'è pure. Vuol dire, purtroppo il piano di emergenza di Amatrice che c'era, che è stato fatto nel 2013 se non sbaglio, prevedeva che il COC, che è questo che è il centro operativo comunale, cioè che è il punto nevralgico per la gestione della primissima emergenza, dove il sindaco e anche noi dobbiamo iniziare a dare tutte le informazioni, era stato messo, come tutti gli altri comuni nel Lazio, lo dico, dove sta il municipio, perché non si è capito l'importanza del COC in fase di emergenza. E come vedete nel bellissimo paese di Amatrice, il municipio stava nel corso, il famoso corso di Amatrice, che era uno dei più belli in assoluto, ma anche le aree di emergenza, come vedete, stavano nelle zone che poi sono state colpite seriamente, e per esempio non avevano previsto, l'ultimo che vedete in basso con la tenda indiana, un campo dove adesso hanno fatto le casette, che invece è stato un grosso polmone per la tendopoli, perché invece il piano d'emergenza non l'aveva previsto. Quindi questo è quello che, come era il 23 agosto Amatrice, con il suo COC messo in mezzo, questo dopo il primo terremoto,
e questo dopo il 30 ottobre. Come vedete, la gestione dell'emergenza non può passare per quel centro operativo comunale, e questa è una cosa che noi abbiamo cercato di spiegare veramente a tutti i sindaci, ma da un anno e mezzo, e purtroppo vediamo che ci sono molte alcune volte leggerezza nel comprendere l'importanza della gestione dell'emergenza. Questo è il muro della protezione civile, è un muro fondamentale, come vi dico, la gestione dell'emergenza in Italia è forse uno dei punti di sicurezza che abbiamo in questo mondo, perché si basa tutto sul sindaco, che è comunque l'autorità di protezione civile, e poi a salire per un principio di sussidiarietà intervengono strutture sempre più, chiamiamole potenti, che permettono poi di gestire l'emergenza nel territorio. La risposta all'emergenza, come vedete, è importante anche perché noi siamo l'unico paese del mondo che ha una legge sull'attivazione dei volontari che permette di garantire il volontario la gestione, la protezione civile, ma nello stesso momento anche il datore di lavoro, perché viene rimborsato dallo Stato per i giorni che vengono persi dal volontario. Abbiamo eventi di diverso tipo, non più lungo, a secondo di come sono gli eventi. Per esempio quello di Amatrice a Cumoli è stato di evento C, il massimo, per cui entrano in gioco tutte le strutture di protezione civile a livello nazionale. Questa è la situazione in fase di pace: una sala operativa regionale con un centro operativo intercomunale e una prefettura che gestiscono in fase ordinaria. Nel momento in cui scatta un'emergenza come quella di agosto, guardate quello che succede. E queste cose devono funzionare partendo tutte da quello che sta sotto, dal COC. Il COC e la Dicomac, passando per tutto quanto, devono colloquiare. Avere un COC che non funziona o che non esiste e ne devo creare un altro nei primi momenti mi porta ad avere ritardi. Questo è. Non devo mai raggiungere questo limite ultimo che mi collassa tutta la struttura di protezione civile, ma volevo far vedere questa immagine. Questa è immaginiamo la gestione della protezione civile, del sistema di protezione civile in un caso reale. Immaginate che è 24 ore della nostra vita. Noi nel caso ideale dovremmo spendere quasi metà della giornata a fare opere di prevenzione. Dopo le opere di prevenzione avremo una gran parte della giornata a fare informazione e formazione e preparazione, le esercitazioni. E poi avremo di sicuro un'emergenza, noi dovremo spendere una piccola parte della nostra giornata e la post emergenza chiude le nostre 24 ore. Questo è il caso ideale, partendo dalla prevenzione. Il caso reale invece è quest'altro: partiamo sempre dall'emergenza e impieghiamo per l'emergenza un periodo molto grosso, ma ancora peggio è che noi spieghiamo un pezzo grandissimo per la post emergenza. Noi stiamo pagando ancora i danni del terremoto della Val di Comino nel 1984. Cioè, quella è regione siciliana però. Quindi abbiamo una piccola parte per la prevenzione e una piccolissima parte per l'informazione e la cosa. Quando io dico che è un cambio di cultura, è questo qua. Domande dopo, non adesso. Altra cosa importante, questo è perché siamo qua oggi, è la resilienza. La resilienza è la capacità di una comunità, qualunque essa sia, di far fronte alla calamità e di uscirne in qualche maniera rinforzata, comunque diversa. Resilienza. La resilienza. E che è la filosofia del bambù, no? Il bambù si fregge dal vento, però torna, e quando ritorna, che è finito il vento, non è più lo stesso, è più forte ma non è lo stesso di prima. Questa è la resilienza. La differenza tra l'Italia e il Giappone è notevole. Per noi è un concetto nuovo, per loro è un concetto antico. Per noi è fortemente dipendente dalle nostre tradizioni, occupazioni, disaffezione, DNA culturale, per loro è omogenea sul territorio. Spesso è confusa, da noi è confusa con la solidarietà. La resilienza non è solidarietà, io non è che ti aiuto perché ti voglio fare solidarietà, ma perché ti aiuto perché la mia comunità deve uscirne rinforzata, e loro hanno, è la base del carattere giapponese, hanno un altro aspetto che noi ancora non abbiamo perché siamo giovani, un pericolo di assefazione. Cioè, a forza di essere talmente conoscenti di questa cosa, dicono vabbè, ma lo sappiamo fare. Loro hanno una memoria storica molto forte, sismica, noi abbiamo invece una perdita di memoria storica, e questo lo vediamo per esempio qua. Guardate, quello è il 25 di agosto a Amatrice, come era ridotto, e questa è una relazione del Regno Borbonico, una relazione che viene fatta al re dei Borboni, in cui si dice che nella città della Amatrice, il suo stato, con pavimento ancora di accumulo e luoghi, non si legge,
terremoto del 1639, con la morte compassionevole di molte persone, la perdita di bellami d'ogni forte e con tutto il danno seguito al corrente giorno. Con diligenza e certezza deferita a Carlo Tiberio. Questo è quello che noi abbiamo, la perdita di memoria storica, soprattutto nell'aspetto sismico, in questo paese, non solo in questa regione o in questo territorio, però in tutto il paese. Cioè, noi ci scordiamo, gli emiliani avevano avuto un terremoto 500 anni prima con lo stesso effetto di quello del 2012, eppure gli emiliani, quando hanno tenuto il terremoto, hanno detto ci avevano detto che noi eravamo in una zona non si pozzi petroliferi, esatto. Allora, poi altre figure, questo è il corso, è il corso prima e dopo di Amatrice. Sì, vabbè, ho finito. Guardate solamente con Street View Map, questo è il centro di la frazione, com'era e com'è dopo il terremoto. Uguale, guardate la casa in fondo, quella con siete solo il tetto, adesso non c'è più tutto quello davanti. Uno, questo è un caso della matrice, uno dice, beh, comunque sono case fatte bene, no? Cioè, non sono quelle là in muratura, vado a vedere, questo è quello che è successo. Capite l'importanza di abbellire forse di meno e capire se le nostre strutture sono verificate. Poi c'è la speranza, quella che noi dobbiamo sempre comunque mettere per carattere di resilienza, queste le casette, che le scuole sono state fatte a matrice dalla provincia di autonomia di Trento in 9 giorni, se non sbaglio, e che hanno permesso agli studenti di non perdere giorni di scuola. Abbiamo l'aiuto, forza grandiosa del sistema di protezione civile, però attenzione alle notizie false. L'informazione si converte in una disinformazione ed è un problema di etica pubblica. Noi dobbiamo far sì che i giornalisti, questo è un compito nostro, non facciano perdere a voi popolazione la fiducia nella scienza loro. E un altro è il problema di tranquillizzare o allarmare. Non dobbiamo amplificare in maniera tale da creare panico o da non creare o da creare leggerezza, cioè è un problema molto importante. Questo è per esempio la famosa notizia su tutti i giornali che a maggio del 2011 ci sarebbe stato un terremoto a Roma. Guardate, chiuso per ferie, chiuso per inventario, chiuso per motivi familiari, tutte le lingue, tutte le razze che stavano a Roma, a Piazza Vittoria, tutti hanno chiuso e Roma si è vuotata. E qua ferie, fughe, psicosi terremoto, la psicosi svuota gli uffici, boom di ferie, assenze, boom, la leggenda metropolitana, domani il terremoto, esperti costretti a smentire, terremoto solo sul web. Domani i terremoti saranno 30, cioè qualcuno si è pure spinto a dire, vi dico io quanti saranno. Questo è stato detto. Quindi, 6 punti per una buona prevenzione e finisco: conoscenza del territorio per i fattori di amplificazione, conoscenza della vulnerabilità degli edifici strategici rilevanti, predisposizione di vere mappe di rischio, perché noi in Italia non abbiamo le mappe di rischio, usiamo della parola rischio, ma quello che noi facciamo è pericolosità. Poi ci sono le carte di vulnerabilità, ancora non riusciamo a mettere le notizie insieme. Piani di emergenza del comune, informazione e formazione della popolazione, esercitazione con il volontariato. Queste sono le regole per stare sicuri, per essere più, uso la parola tranquilli, ma per essere più consci della nostra vulnerabilità. Conoscere il territorio, individuare le pericolosità, definire i rischi in team, non solo geologi, ma anche gli architetti, gli ingegneri, i sociologi, tutti quanti, creare degli scenari, pianificare un'emergenza, poi sapere chi fa cosa in fase di emergenza, che è importantissimo, raggiungere l'obiettivo, cioè raggiungere il piano di emergenza, e a sua volta fare esercitazioni. Una volta che ho fatto esercitazioni ricomincia il ciclo, perché le esercitazioni mi dicono se ho lavorato bene o non ho lavorato bene. Il problema è la domanda che avevo fatto: la ricerca scientifica e il mondo dell'università e della scuola possono far crescere la cultura di protezione civile, di prevenzione in Italia? Beh, noi dobbiamo ancora lavorare, perché come vedete sopra c'è la parte di amministrazione, me ne riconosco io, e noi abbiamo on off, sì, dobbiamo prendere la decisione, a molto terra terra pure. E i ricercatori giustamente hanno diverse manopole sull'amplificatore, perché devono fare studi, tutto. Quello che manchiamo ancora è quello spazio vuoto, cioè noi dobbiamo riuscire come amministrazione a trasferire alla popolazione quello che loro ci dicono.
e a loro volta loro ci devono dire delle cose in maniera tale che noi siamo capaci di poterlo. Questo ancora è uno spazio vuoto che dobbiamo colmare. Non mi soffermo su questa perché già l'ha detta lui, però è una frase fortissima. Volevo però dedicare questa mia presentazione a un'amica, una collega che non c'è più, che è morta durante il terremoto, era Tiziana Lopressi del Dipartimento, che forse voi conoscevate, che è morta appunto il 24 a Saletta, e quindi le volevo dedicare questa mia presentazione.